Quando sono arrivato in questa nuova casetta dove abito adesso, la padrona di casa me l'aveva fatta vedere più volte, non mi dispiaceva per niente, non era il massimo e non plus ultra, però per iniziare si poteva partire da un posto carino, semplice, come questo qua. Ma ciò che mi rendeva perplesso era il numero di galli e di canti che c'erano intorno a questa casetta. Io ovviamente non ero abituato a non tanto a vederli, perché non è che li incontri, che loro stanno lì e si fanno vedere più di tanto. Loro appena ti vedono che tu li guardi, che stai pensando nell'anticamera del cervello qualcosa di non favorevole a loro, loro si dileguano istantaneamente. Ma il problema è che mi domandavo come avrei potuto fare con tutti i webinar, gli eventi online, le chiamate su Skype, tutta sta roba qui. Come avrei potuto gestirla se c'erano continuamente questi galli che cantavano? Sapendo che lo scassamento non era tutte le ore, forse mi sarei regolato diversamente. Ma non sapendolo, io ho pensato che era a tutte le ore continuativamente questo casino di galli che fanno i loro canti. E quindi ho titubato, ho tentennato, non ho preso in affitto questa casa, ho rimandato fino a che scadevano i tempi nell'altra casa dove ero. La padrona di casa della casettina nuova mi diceva: guarda che se non affitti c'ho un sacco di richieste, e poi dopo fino a tal mese non te la posso più dare. Fatto sta che ho detto ok Mary, facciamo l'accordo. Abbiamo fatto l'accordo e mi sono trasferito in questa casetta. Ma devo dirti, io per tutti quei mesi prima di firmare il contratto, io gli ho detto a Fatima: amore mio, ma io con questi galli lavoro su internet, devo parlare, microfono, audio, chicchirichì, forse non molto professional, mi capisci? E lei ha detto sì, ho capito, adesso mi do da fare. È andata da veterinari, è andata dal comune, è andata dal vicino di casa e ha cercato di smuovere le cose. Tant'è che lei poi mi ha scritto, prima che io entrassi nella nuova casa: guarda che la situazione dei galli è molto migliorata, non so bene come abbiamo fatto, però io sono andata lì, sono andata là e adesso ce ne stanno di meno. Alludeva che insomma, poi se serve, guarda, ci penso io, e allora qui se non mi danno retta vengo e facciamo rapra. Ma insomma, a voce me l'ha data a bere che le cose erano decisamente migliorate. Tant'è che io nel dubbio ho detto: ma andiamo a dare un'occhiata a questa casetta e vediamo come sta. E in effetti sono andato alla casetta e i galli non ci stavano, non cantava nessuno, era tutto tranquillo e pacifico come adesso. Per cui ho detto: brava, la padrona di casa è stata veramente di parola, o vado in questa nuova casetta qua e vediamo, insomma, mica faranno proprio i loro canti nell'ora del webinar, nell'ora dell'evento online. Dai, devo essere proprio sfigato. E quindi a giugno 2016 dell'anno scorso mi sono trasferito in questa nuova casetta. E cosa ho scoperto riguardo ai galli? Ho scoperto che loro hanno dei cicli circadiani, cioè hanno dei loro ritmi, a quando gli gira a certe ore precise. Non solo loro cantano, potrebbero essere le 11 di sera, le 2 e mezzo di mattina, ma hanno anche escogitato tutto un sistema radio di richiamo e collegamento con i galli degli altri paesi. Per cui quando qua Achille, Ettore, Pericle e i loro amici gli gira che vogliono sfidare quelli di Biscoitos, loro partono, non ha importanza che ore sono, non ha importanza se le galline dormono, non ha importanza se è buio. Loro partono con un coro e più funky è e più vanno un po' fuori con le note, e più per loro è buono, perché così si fanno notare nell'etere di questo silenzio assoluto. Ti parto con una stonata a 2000, a 25.000 Hz, la senti. E infatti il loro scopo qual è? Riusciamo nel totale silenzio a arrivare a un paese che sta a 6 km di distanza e a farci rispondere? Quindi loro si danno da fare, sono impegnati, ci credono. Cioè per loro farsi sentire, farsi riconoscere, esprimere i loro sentimenti, le loro capacità canore è decisivo. Cioè, uno, famose tutte le galline che potemo. Due, spaccamo i timpani a chiunque ci capita a tiro, anche diciamo oltre la zona di visibilità occhio nudo. Sono forti su questi due fronti.
Prendo il dunque, io sono venuto qua nella nuova casetta e ho scoperto che ho un sacco di ore del giorno e della notte. Loro sono tranquilli, non li senti. Poi c'hanno delle fasce, sono dei mini concerti, possono durare 10, 15, 20 minuti, non è che stanno lì per delle ore a cantare continuativamente. Però poi alla fine a me non mi hanno mai scassato veramente in maniera decisiva sugli eventi, sulle chiamate. Anzi, sono diventati quasi un asset, come un elemento di riconoscimento, quasi una cosa di... parlo con Robin, sono riuscito a sentire anche Achille, mentre parlavamo si è sentito. Cioè, avendoli romanzati, avendo raccontato un po' di loro nella mia newsletter, delle nostre avventure, le persone si sono affezionate di nuovo, si è creata una relazione e quindi questi galli, che prima erano la mia più grande paura nel venire a vivere qua, sono diventati una specie di asset nel senso una ricchezza, una piccola ricchezza, una cosa di valore. Perché il loro suono non lo vedo più come fastidioso, oddio ci sono questi che scassano. Non dico che hanno il sound degli uccellini, ma hanno il loro sound. Della natura, è un sound della natura. Lo vedo dal fatto che gli altri, quelli che abitano qua, non si fastidiano per niente. Gli piace. E allora piace anche a me. E due, mi rallegrano la vita. Sono simpatici, c'ho una nuova storia, c'ho delle altre persone, degli altri esseri viventi con il quale la mia storia personale si intreccia giorno dopo giorno, notte dopo notte. I galli sono molto presenti, ma diciamo dall'essere stati una paura, una cosa che mi teneva distante da qualcosa, adesso io e i galli siamo uniti, cioè Robin e i galli, Robin e le mucche, Robin e l'oceano, queste sono le cose che vivo qua fisicamente intorno a me. Sono contento di essere andato a vivere insieme ai galli, perché loro adesso fanno parte della mia vita. Vedi come cambiano le cose?